sequenza, ma intanto alcuni esercizi per arrivare a poi fare tutta la sequenza, ok? Allora, uno e due. Da lì adesso allungare una volta lì, ok? Adesso non sto a fare tutte le sequenze, ma voi sapete che comunque o usate questa mano o usate questa mano. Ogni esercizio che vi faccio vedere potete mettere un minuto di lavoro diviso così che lo fate in 40 secondi di lavoro e 20 secondi di riposo e cambiate. Perciò da lì e poi questo è giusto per arrivare a un primo lavoro, ok? A seguito, quando avete fatto questo su un tappeto a casa, fate questo lavoro lì, aiutate con la mano a rialzarvi e fate questo lavoro. L'importante è che questa sessione qua sia protetta, che non sia troppo stretta per andare in avanti, ok? Perciò avete il primo minuto da fare così, fermi e fate solo l'allungamento. Dopo cercate di allungare anche la mano, prima la mano di Ghiaccù e poi la mano questa qua davanti, in diverse altezze, o in su, o in basso, o in avanti. Ok? Questo lo si può fare in dopo la seconda sequenza, ovviamente cambiate la gamba. Seconda sequenza, poi fate il lavoro questo qua, rialzate e aggiungete i lavori. Vado giù, posso cambiare, mi alzo e vado là. O contrario, scendo, vado su e porto questa mano avanti. Questo qua è un lavoro ottimo per portare la flessibilità e l'allungamento che serve all'inizio per fare questo lavoro. Poi, la seconda corda, esco con questa gamba, vado indietro. Perciò, mobile, faccio una piccola mobilizzazione. Uno e due. Stessa cosa la faccio anche dall'altra parte e così aumento comunque il mio lavoro anche cardiaco. Aumentando ancora di più, da una posizione così, vado su, scendo, vado su e tengo la posizione così. Ok? Una volta che ho fatto tutti questi esercizi, posso concludere facendo ancora lavoro sulla schiena. Poi, una prima cosa, metto le gambe in questo senso lì e vado su. Perciò, metto lì e vado su. Ok? Tutti gli esercizi che posso poi combinare. Vado avanti, vado indietro, metto la gamba, alzo, scendo, vado indietro, faccio questo, là, vado indietro, arrivo su, uso questa mano, ritorno, uso questa mano, ritorno, mi appoggio, vado avanti, mi alzo. Ok. Fatto questo, arriviamo al discorso tecnico che vorrei fare, che è quello di lavoro laterale con una piccola torsione, il famoso Iraki e Lanashi. Questo si può fare facendo il lavoro 1 con la stessa posizione o passando dall'altro lato facendo questo lavoro qui, 1 e 2. Uno e due. Anche questo è seguito per un minuto ogni esercizio e come il lavoro tecnico. Le mani adesso quando fate questo lavoro o andate in piegamento, perciò all'inizio si fa questo tipo di lavoro, o chiusura e aprire, chiusura e aprire, chiusura e aprire, chiusura e aprire. Quando chiudete il muscolo va contratto, quando apro il muscolo va anche contratto. Perciò c'è contrazione, decontrazione, contrazione, e via così. A seguire, da questa posizione utilizzate il braccio
deve fare questo lavoro lì. O va in basso e cerchia, allora diventa questo lavoro lì. Passo sotto e chiudo, 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 ok? Fatto questo lavoro, l'immaginazione della presa è della mano che fa questo lavoro. Presa, la mano che fa così. La presa, la mano così. Cioè, in un certo punto ci aiutiamo la presa e là. Perciò dovete sentire che uscite dalla presa, passate oltre e girate dentro il braccio. Uno e due. Presa, uno e due. Presa, uno e due. Meccanismo, presa, perciò quando giro la mano automaticamente si chiudono tutti i muscoli e dopo quando esco e mollo automaticamente il flusso sanguigno può di nuovo portare verso il basso, alzo le mani. Ok, bene, fatto questo qua, adesso idea, presa dal polso, uscita, questo lavoro. Poi da lì entro e faccio un lavoro fatto questo lavoro con l'anima. Adesso esco, porto guardia nel poggio, entro e là. L'importante è che avete un'idea dentro nella testa, non solo come ginnastica, ma un'idea tecnica. Entro, perciò do prima la spinta dell'anca e poi seguo con il. Ok? Mi posso anche fermare adesso e fare solo questo lavoro lì per allenare questo lavoro. L'importante è rimanere decontratti, non arrivare alla decontrazione, poi provare le varie cose, provare indietro o provare in allungo. Ok? Provare questo lavoro indietro e in allungo. Se voglio farlo per un lavoro un po' così anche a livello cardiaco, allora l'idea può essere 1 e 2, cambio, allora 1 e 2, e là lo faccio a un certo tipo di ritmo. Ok, a questo punto vedo il Joe e cerco di applicare questo movimento al Joe, perciò posso prima di tutto uscire e usare la parte superiore del Joe come un lavoro di chiusura, non di parata, ma di accompagnamento su un tsuki che arriva con un gioco. Allora esco e faccio questo lavoro lì. Accompagno, accompagno. Come esercizio per un lavoro fisico potrei aprire le braccia, aprire le braccia. Ok? La seconda cosa, prendo il gioco a mani così. Allungo dietro, cerco di entrare e di fare questo lavoro. Uno, prendo il gioco così, allungo dietro e là. Due possibilità per fare il lavoro di questo. Uno, allungo tutti e due e spingo solo questo, tac. Perciò, uno, due, allungo tutti e due e là. Uno, allungo. Allungo e poi spingo solo con quello. Qui tecnicamente ovviamente devo cercare di imparare a fermare la mano davanti, a stoppare il bastone prima che perdo una posizione ideale di equilibrio di come posso spingere quel bastone in avanti. Perciò questo non va bene e questo non andrebbe bene. Devo trovare l'equilibrio ideale. Posso sempre per un allenamento fare solo questo lavoro lì o allungare e fare questo o combinare tutto 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 aprire tutti e due aprire tutti e due e poi spingere, ok? Quando fate il passaggio verso l'altro lato c'è il secondo passaggio, questo qua che giro sopra la testa, giro sopra la testa e faccio il lavoro di me. Senza bastone potrei arrivare a questo lavoro lì. Uno, giro sopra la testa, là. Uno e due. Uno e due. Ok? Ovviamente
Ovviamente da tutte queste sequenze tecniche tiratevi fuori gli esercizi da fare un minuto. Ad esempio, io scelgo, ok, adesso per un minuto metto il timer, bastone, basta il bastone della scopa per fare per un minuto questo lavoro lì. Puoi scegliere il secondo esercizio, che può essere una combinazione, cioè sto a terra, mi alzo, prendo il bastone, mi sposto e là. Ok, vado nuovo giù, faccio questo lavoro, l'appoggio. Mi alzo, ok? L'appoggio, faccio questo lavoro lì, ok? Posso fare questo lavoro lì, andare avanti, poi andare indietro, ok? Stesso lavoro. Ce l'ha a casa, se no va anche bene farlo con un attrezzo così. Uno e due. Cambio, uno e due. Se avete il tonfa, ovviamente uno e due. Ovviamente uno e due. Se avete solo un bastone o qualcosa di utile di questa dimensione, uno. Volete fare un lavoro di base? Ok? Allora, ribadisco, il concetto è quello di questo movimento. Passo laterale, contorsione, alzando il talone. La mano fa un lavoro di torsione interna e dopo andiamo avanti. Uno e due. Uno e due. L'obiettivo è quello di allenare tutta la parte decontratta, perciò nell'allenamento può anche essere utile questo lavoro lì. Ok? Bene. Se avete gli altri video per avere un allenamento fisico, tecnico, o intensità cardiaco o muscolare, questo qui deve essere una proposta così per far funzionare un sistema di metodo come noi lavoriamo nella Iosica. Per la prossima volta ovviamente prepariamo la stessa cosa con una parte fisica, con una parte atletica, una parte tecnica, una parte dove si può allenarsi anche chi fa un lavoro di Aikido o chi fa un lavoro di Hosekan o chi è più interessato sulle armi, che sarà il mio compito di proporre delle iniziative di lavoro. Ok, ciao a tutti e buon lavoro, ci vediamo.